The debate over the vote that is taking place on Thursday to confirm von der Leyen's candidacy as president of the European Commission is particularly heated across European capitals. This is especially true here in Rome, where Italy's prime minister is also the president of the ECR political group, one of the largest groups that has remained undecided over its support to von der Leyen. As we know, at the end of June, Giorgia Meloni abstained from the vote to confirm von der Leyen's re-election, and more recently she stated that regardless of the dual roles, she wants Italy's position to be recognised. In other words, she aims to ensure that Italy gets a top post in the EU Commission. Every vote will count on Thursday when von der Leyen will attempt to convince MEPs to give her a second mandate. But given it's a secret ballot, the result is not guaranteed. Dal nuovo patto di stabilità alle politiche migratorie. Secondo gli analisti, la posta in gioco per l'Italia è talmente alta che il Paese deve preservare i buoni rapporti mantenuti con la Commissione europea. Meloni oggi si trova dei concorrenti a destra. Deve dimostrare di portare a casa un risultato. Quindi dei voti di Fratelli d'Italia sicuramente bisogna. Credo che l'influenza della Meloni possa essere anche su una parte almeno di ECR. Nel momento nel quale sono andati via Orban, Vox e una parte del gruppo, quella che è rimasta è più facile condizionarla. In tempi difficili sia l'Italia che gli altri paesi dell'Unione Europea si trovano ad affrontare una maggiore responsabilità. Per l'Italia, così come per gli altri paesi europei, c'è un'importanza di assicurarsi che questo voto ci porti effettivamente, rapidamente, a delle istituzioni funzionanti a livello europeo, perché non dimentichiamocelo, siamo in un contesto storico di grande fluttuazione, di grande rilevanza, con una guerra alle nostre porte, con un dibattito politico negli Stati Uniti dove purtroppo il tragico evento dell'altro giorno, che poteva essere ancora più tragico purtroppo, non ci fanno ritenere che la situazione a livello internazionale sia particolarmente semplice. Molto dipenderà dall'incontro che von der Leyen terrà martedì con i conservatori e riformisti in vista del voto di questa settimana. 132 stata creata nel 1932 per premiare i nazionali stranieri che sono stati riconosciuti dalla nazione brasiliana. La collana dell'ordine destinato esclusivamente ai capi di Stato.
I carabinieri della compagnia di Fontanarossa, unitamente al personale del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria UOC dell'ASP di Catania, hanno organizzato un controllo lungo il viale Bummagaro del quartiere Librino, dove all'interno di spazi verdi pubblici abusivamente recintati hanno trovato casotti irregolari e animali di vario tipo. All'interno di una struttura precaria abbandonata e piena di escrementi, i militari hanno scorto la presenza di un cane meticcio maridotto, senza acqua né cibo, legato a una catena. Il personale veterinario ha accertato che l'animale era munito di microchip e così il proprietario, un catanese di 56 anni, residente nello stesso quartiere, è stato rintracciato e denunciato per abbandono di animali. Il quadrupede è stato sequestrato e affidato alle cure dei medici veterinari in una idonea struttura. L'attività dei militari dell'arma ha poi interessato una fattoria abusiva costruita sul suolo pubblico da una donna del posto di 51 anni. La signora, in barba alle più comuni norme igienico-sanitarie, allevava 4 capre, 9 anatre, 15 galline e 4 galli, tutti privi di tracciabilità e senza i controlli veterinari necessari a scongiurare, ad esempio, che gli ovini avessero la brucellosi. Per tale motivo gli animali sono stati sequestrati e la signora è stata sanzionata amministrativamente, mentre gli spazi pubblici sono stati ripristinati per poter tornare a essere utilizzati da tutti i cittadini. I militari della compagnia di Acireale, supportati dai colleghi del 12° Reggimento Sicilia e con la collaborazione della polizia locale di Acireale, hanno effettuato una perquisizione a casa di un 21enne del posto, già conosciuto agli operandi perché coinvolto in passate vicende giudiziarie legate allo spaccio di droga. Nella circostanza, durante le fasi di controllo, il giovane ha anche opposto resistenza ai carabinieri dando in escandescenza e cercando di ostacolare il loro operato. Gli investigatori lo hanno bloccato e messo in sicurezza per poi proseguire le ricerche in casa, dove effettivamente hanno trovato un pacco aperto con dentro tracce residui di hashish e solo un paio di dosi, nonché materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente. Il 21enne è stato quindi arrestato dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. Ulteriori attività hanno portato l'arma di Acireale ad effettuare alcune ispezioni a delle officine meccaniche della zona. I carabinieri tra le officine controllate hanno accertato come il titolare di una di queste esercitasse l'attività in nero, poiché sprovvisto di qualsiasi autorizzazione. I carabinieri hanno constatato che l'uomo, un 48enne di Cicatena, aveva adibito un ampio locale ad autocarrozzeria, ricevendo ignari clienti che vi si recavano portando i propri veicoli. All'interno i militari di Acireale hanno contato 12 auto, trovando anche diversi barattoli senza che gli stessi fossero stati trascritti sugli appositi registri per la tracciabilità dei rifiuti, di cui comunque il titolare non era in possesso. L'uomo è stato denunciato all'autorità giudiziaria per esercizio abusivo di professione e seguito il sopralluogo dei locali anche per gestione illecita di rifiuti e non autorizzati. La Procura della Repubblica di Catania, nell'ambito dell'attività investigativa svolta dai carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Paternò, a carico di un 34enne del posto indagato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, ha richiesto ed ottenuto dal GIP e il Tribunale di Catania sui confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari. Le indagini hanno fatto luce sulla condotta dell'indagato, il quale avrebbe adoperato una vecchia casa disabitata come deposito per la detenzione illecita dello stupefacente. In particolare, a seguito della richiesta di intervento di una donna che denunciava al 112 di aver visto qualcuno all'interno di un'abitazione di sua proprietà, i carabinieri si recavano rapidamente presso l'immobile laddove notavano due uomini uscire da quella casa e balzare su uno scooter per fuggire, facendo perdere le proprie tracce. I militari effettuavano quindi una perquisizione dell'abitazione laddove, nascosti in un armadio, hanno trovato 300 grammi di cocaina, di certo pronta per essere suddivisa in dosi ed invadi il mercato del narcotraffico nel paternese. La disamina dei filmati, dei vari impianti di videosorveglianza della zona e la profonda conoscenza del tessuto criminale del posto ha consentito di identificare subito uno dei due, proprio nel compagno della signora che aveva chiesto aiuto ai carabinieri. Quest'ultima, forse pensando che altri fossero entrati in casa per rubare la cocaina, aveva chiamato il 112. Ascoltata dai carabinieri affinché chiarisse la posizione del fidanzato, alla fine ha confessato ai militari di avergli permesso di usare quella vecchia casa come deposito per la droga. L'autorità giudiziaria ha ritenuto opportuno applicare al 34enne la misura degli arresti domiciliari.